Chi? Gio. Si presenta un gruppo dove c'è un corso e dice subito: sapete perché siete qua? E le persone dicono: ma non so perché, no, tutte barre. Siete qua perché tutto quello che avete cercato fino ad oggi per risolvere i vostri problemi non ha funzionato, se no sareste qua. Ho fatto un inizio fantastico, che le persone amano essere messe all'angolo, essere messe da, non vedono loro. E quindi lui ha espresso qualcosa, è un'induzione ipnotica fantastica. Io adesso vi dirò ciò che vi serve. Fantastico. Allora, lui ha detto una cosa però interessante a un certo punto, molto interessante. Ha detto, quando era all'inizio della sua carriera come medico e poi aveva fatto agopuntura, quindi tra le prime sedute, venne nel suo studio una ragazza giovane che aveva un problema, non so che cosa. E lui non è che ne capì molto di quel problema, ma pensò, ma forse potrei pungergli mettergli un ago nell'orecchio, perché forse potrebbe servire per questa ragione qua. Gli mise un ago nell'orecchio, lei se ne andò a casa e guarì. Ora, questa è una ragazza che aveva delle amiche che si fidavano di lei, e tutte le amiche avevano qualche problema, e così le mandò tutte da Roy. Il quale vide queste altre ragazze che arrivavano, che gli parlavano di come era guarita quella di prima. Siccome con queste nuove non sapeva veramente che fare, perché era le prime armi, non aveva la mia, sapete cosa fece? Prese un ago e lo mise esattamente nello stesso punto. E questo apparì, una dopo l'altra. Gran parte della guarigione, come funziona la guarigione, l'ha trovata in questo aneddoto. Per chi ha ancora dei problemi a capire queste cose, si lega al libro di Terzani, un altro giro di giostra, dove spiega molto bene come funzionano i vari, anche i cose filippini, tutte queste cose. Funzionano perché la mente umana crea la sua realtà. E basta creargli un contesto in cui, anziché crearsi una patologia, si crea la guarigione, se la crea. Quindi cosa significa? Che abbiamo ancora, fino a questo livello di evoluzione, abbiamo ancora magia, quella roba che fa sì che una cosa incomprensibile poi funzioni. Bene, la magia è fantastica, è molto bella e funziona all'interno di una certa cultura. Per esempio, se Terzani quando aveva preso il tumore, prima è andato a New York a curarsi, dopodiché ha girato tutto il mondo per completare la cura senza trovare niente che lo soddisfacesse, e vide che molte delle terapie ormai che vengono fatte nel mondo sono delle prese per i fondelli di noi occidentali, che siccome non crediamo più nella nostra medicina diventiamo creduloni e finiamo a andare a fare delle cose negli altri paesi dove funzionano se non ci crediamo. Siccome lui è fiorentino, a queste cose non ci crede da molto e non gli ha funzionato nulla. E quindi è un fatto di credenza. La magia, quindi la magia ha la sua funzione. Una cultura dove c'è una forma di magia che è condivisa funziona di sicuro. Riti voodoo fanno sì che se viene fatto una persona muore. Non muore perché questi riti sono potenti. Muore perché quella persona, quando lo sa, sa che è morto. E quindi il suo corpo faccio più delle parti per no. La magia ha un prezzo. Qual è il prezzo? Che se la frequentiamo troppo, disattiva l'emisfero sinistro. E il creatore ci ha fatto due emisferi, destra e sinistra. Quindi ognuno dei due ha una funzione. Quindi benissimo la magia, ma l'emisfero sinistro non va bruciato. E probabilmente la magia è uno stadio dell'umanità che la scienza cerca disperatamente di superare, ma è chiaro che la scienza, diventando scientismo, diventa magia anche quella, ti fa credere le cose sono di gran male. Quindi la magia, la ragione sono tutte insieme, l'arte è il luogo dove tutte queste insieme di cose può trovare spazio. Se lo prendete un'opera di Shakespeare, c'è tutto, la ragione, la irrazionale, la scienza, la poesia, e queste sono le grandi menti dell'umanità, è un fatto questo. Allora, passiamo a questo lavoro. Potete farlo senza
o da un punto di vista, se siete persone che hanno bisogno di magia, avete sbagliato posto, perché questo ormai vi ho svelato quella della magia. Se avete bisogno, se qualcuno ha bisogno di magia, gliela dovete raccontare bene. Dovete dire, per esempio, che voi l'avete presa da uno sciamano in un'isola degli Hawaii, uno sciamano particolare che è nato da un nonno che aveva un parente africano che però gli ha messo nel culo un portoghese che passava il mangiare per un brufolo nell'occhio destro, da questo brufolo una volta uscì un seme di una pianta che fece dei fiori fantastici, dei fiori meravigliosi, gialli, rossi e verdi, ogni fiore di tre colori diversi. E quindi in quel paese, quando guardavano quella pianta, ogni giorno dicevano che colore nascerà il prossimo fiore, e scommettevano. Ma scommettendo poi finiva che si doveva andare e pagarsi dei soldi, allora siccome si arrabbiavano si ammazzarono tutti. In quel paese si crebbe un cratere di... si formò proprio un buco nella terra, perché si erano tutti morti, ma la terra soffrì così tanto per la morte di tutte queste persone che si creò un grande cratere. In questo cratere si formò una forza di gravità bestiale. Una volta ci andò un rinoceronte, che è bello grosso, finì lì e fu appiattito di dentro. E uscì fuori un nuovo tipo di rinoceronte che assomigliava a un coccodrillo, che faceva ridere tutti in Africa, perché era piatto, largo, così con un corno. I coccodrilli morivano da ridere. Ora, il problema dei coccodrilli che morivano da ridere era questo, che una volta i coccodrilli morivano anche loro, perché avevano un sistema immunitario, siccome spesso i coccodrilli piangono per aver mangiato, il sistema immunitario si indeboliva e i coccodrilli morivano. E quindi l'equilibrio rimaneva, no? C'era un muro giusto di coccodrilli. Ma quando videro sto rinoceronte, i coccodrilli cominciarono a ridere, non piansero mai più. E si moltiplicarono, tutta l'Africa fu coperta da coccodrilli, diventò un unico grande coccodrillo. Poi questi coccodrilli uscivano dall'Africa e andarono in Asia, in Sud America, in Nord America, in Cambogia. Cambogia, coccodrilli pieno di Cambogia. Cambogia, coccodrilli da perfetto. Ora, ci fu l'unica persona che si salvò di coccodrilli, è perché era così magro che riuscì a salire su una canna di bambù, che era l'unica cosa rimasta. Si alzò fino a 20 metri d'altezza e rimase lì piccolo così. E i coccodrilli un giorno si stufarono di aspettarli sotto per mangiare, tanto c'era poco da mangiare, se ne andarono. Lui scese giù ed ebbe un sogno. In questo sogno ebbe una visione fantastica, un vulcano che esplose, scoppiò tutto, un'esplosione bestiale, tutta la terra fu ricoperta di fuligine, ma lui si trovava lì vicino al vulcano, tutti morivano, tutti i coccodrilli del mondo morivano, tutti gli altri, ma lui si trovava vicino al vulcano, proprio lì, così, scoprì davanti a sé un diamante grosso così, potentissimo. Poi non era un diamante, era un oggetto che non ha mai visto luminoso, che mandava luce dall'interno, non era che rifletteva, perché anche di notte era luminoso. E allora lui si ricordò che suo nonno, quello portoghese che era stato così, gli aveva raccontato come si fa meditazione. E allora lui si mise davanti a questo bellissimo diamante che faceva luce di notte e fece meditazione per 33 giorni esatti, più 2 ore e 15 minuti e 33 secondi. 33 è importante, non dimenticate il 33. Se vi sbagliate su 33, 34 non funziona. 33 secondi. 33 secondi, finalmente lui si alzò e aveva in mano dei poteri stratastici. Con questi poteri si avvicinava alle persone, li guardava e gli diceva. E la persona faceva. Mentre faceva lui aveva una banana e dentro lo stomaco di questa persona c'era il succhigasta, una banana di nonno, faceva vedere e poi faceva ognuno la banana, e così riusciva a insegnare alle persone a rinviare la gratificazione, ad accettare la realtà così com'è e ad accettare persino se stessi. Ora quest'uomo che curò milioni di persone e riuscì a riportare sulla terra la giusta conclusione di coccodrilli, ci ha consegnato a me personalmente, una volta incontrato, ma no, mi ha consegnato questa tecnica, ha insegnato solo a me, la so, conosco solo, quando io morirò non la saprà nessuno, non vi rivelerò dietro il segreto di questa tecnica, perché mi ha fatto giurare di fronte alla sua tomba prima di morire, non aveva dietro a nessuno, ma io l'ho consegnato. Grande Mauro! Ti metti, fai così, e se fai così, ma devi farlo, attenzione, qui c'è un osso, lo vedi questo osso qui? C'è anche così, c'è un puntino preciso. Se vai un millimetro più qua, no, se vai un minuto più qua, attenta che se vai qua e lo fai 5 volte, muori. Devi stare molto attento. E puntare con l'indice, in questo punto, in questo, la distanza tra l'indice deve essere di 3 mm precisi. Se hai 4 mm, non funziona, 3 mm precisi.
devi contarci. Uno, due, tre. Ti devi mettere un dito. Uno, due, tre, poi il tamburo. E se fai questo, e ti dici io mi amo così come sono, io mi amo così come sono, tu sei una donna, esci di qua, tutti gli uomini. Bene, per questa mia prestazione 500 euro.